Grazie, buonasera a tutti. Radio Raptus Legnano presenta speciale Fabrizio De André. Un programma ideato e prodotto da Radio Raptus Legnano. Buon ascolto. Stiamo facendo il nostro meglio per eseguire dal vivo le canzoni di quest'ultimo album che si chiama Anime Salve, scritto con Ivano Fossati, e che trae il suo significato dall'origine, dall'etimologia delle due parole anime salve, vuol dire spiriti solitari. È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere, non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati, non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però sostanzialmente, quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante. Il circostante non è fatto soltanto dei nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo, dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle, e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante. Si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescono a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. Con questo non voglio fare nessun panegirico né dell'anacoretismo o del romitaggio. Non è che si debba fare gli eremiti o gli anacoreti. È che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, non è che dimostrano di avere la mia età attraverso la carta d'identità, credo di averla vissuta. Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura, invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura, ecco, semplicemente questo. Poi si potrebbe parlare a lungo di questo. Sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Credo. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora in lui. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Credo. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini giocano nel letto del San Credo. Il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo
e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del sangue. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono nel letto del San Cristo. Io l'ho conosciuto da 3 anni, bestemmiava in una maniera veramente un po' impressionante, era di ottima famiglia, di upper class, snob la famiglia e anche lui. Beh, a 3 anni lui, mi ricordo, in un posto alla moda, un po' colla, sopra Cortina d'Ampezzo, l'ho sentito bestemmiare varie volte. Ed è stata la prima volta nella mia vita che mi sono un po' scandalizzato, mi ha dato fastidio, l'ho sgridato. Ecco, questa sgridatura lui me l'ha rinfacciata per quasi tutta la vita. Ti ricordi quella volta, al punto che ho avuto il sospetto che fosse una sua creazione? Infatti adesso dico la verità, non credo di averlo sgridato in una maniera così violenta come lui andava cianciando, e lo diceva soprattutto a me. Ricordo che una volta lui, per dormire, aveva bisogno, poi si addormentava, andava a dormire alle 7 del mattino regolarmente, aveva bisogno di tappi di cera, tappi, sonnifero, maschera, una maschera, non dico da sub, ma una di quelle mascherine che si usavano negli aerei una volta nelle traversate transoceaniche. Quindi maschera, tappi, tutto sbarrato, un buio totale. Aveva un figlio giovane, mi ricordo, Cristiano, aveva avuto 6 mesi e come tutti i bambini piangeva. E allora lui delle urla incredibili, mi ricordo, portate via il bambino. Io l'ho conosciuto pochissimo Fabrizio, però le poche volte che ci siamo incontrati, oltre naturalmente le frasi fatte, la stima reciproca, c'era sia in me che in lui la voglia di intrigarsi in qualche modo l'uno con l'altro. Lui ha scritto delle cose formidabili e soprattutto è stato veramente un prototipo di quello che sarebbe diventato dopo una figura ufficiale come il cantautore. Allora sai, quelli che cominciano in un modo o in un altro hanno un merito di essere i primi, ma non i primi nel cielo, i primi in questa specie di bruciore infernale che la terra offre a chi è in qualche modo diverso. Però era un grande orgoglio quello che avesse Fabrizio, anzi l'aveva, ed è un orgoglio che tutto sommato prende anche a noi tutte le volte che pensiamo che il nostro lavoro non lo facciamo per noi, ma lo facciamo per loro. Ecco, per te. C'è qualche canzone che ami di più di altre di lui? Ma devo dire che il repertorio di Fabrizio è lontano dal mio modo. Io sono molto più popolare, sono molto più sgangherato, più inquinato, più trasversale, più crossover, forse più fesso. Però in realtà, per esempio, la canzone di Carlo e la canzone di Marinella per me rimangono un classico proprio dell'invenzione. Poitiers e l'ultimo disco che ha fatto, delle nuvole, insomma sono cose che resteranno nell'immaginario di anche
chi non ha sentito quel disco. Noi tutti desideriamo conservare più strettamente le nostre radici culturali. Voglio dire, fino a pochi anni fa noi votavamo un De Gasperi e un Togliatti perché decidesse su quali libri di scuola dovessero imparare a studiare i nostri ragazzi. Adesso noi dando il voto forse non ci rendiamo conto, forse ce ne rendiamo conto ma non ancora precisamente o indirettamente, che invece dando il nostro voto noi facciamo in modo che un personaggio completamente estraneo alla nostra cultura decida se farci entrare o non farci entrare in guerra. A questo punto credo che sia normale che ognuno di noi, prima ancora di sentirsi cittadino del mondo in questo senso, si sente invece napoletano, genovese, cosa ti posso dire, luganese, marchigiano, quindi che in qualche modo cerchi di conservare proprio la propria identità di nascita, le proprie radici di nascita, per non sentirsi proprio un burattino in mezzo ad un palcoscenico mostruoso. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scusi e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduto col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è? Dov'è il tuo amore? Ma dov'è? È finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? Ma dov'è? È finito il tuo cuore. E ora siedi sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole sole. Ma dov'è? Dov'è il tuo amore? Ma dov'è? È finito il tuo amore?
evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. Dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco, pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. Poi seduto in mezzo ai vostri arrivederci, mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederlo spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse
perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci. E mai che mi sia avvenuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco di voi. Era terrorizzato dall'idea che non gli venissero riconosciute delle qualità. Suo fratello Mauro era un perbenista, era uno che aveva fatto molta carriera, che era diventato l'uomo di fiducia di un sacco di gente importante, e aveva per Fabrizio un disprezzo che era veramente impressionante. Proprio ne parlavo ogni volta con una smorfia di disgusto, anche perché non lavorava, non faceva un cazzo. Poi a 20 anni cerchi di trovare lavoro, e soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere, ti rendi conto che è difficile lavorarci. Allora te ne vai, e dopo che te ne sei andato tu non ti rimpiangi. L'unico lavoro che ha fatto l'ha fatto con me, e abbiamo fatto 2 crociere. Io facevo l'entertainer, penso. L'entertainer incapace, ero veramente, poi antipatico ero. Quindi la gente, no? I passeggeri di prima classe non li sopportavano. Il più simpatico di bordo era un pianista, un certo Berlusconi, a quei tempi con una chioma meraviglioso, suonava al piano, un cantante eccezionale. In prima classe invece io avevo suggerito questo nuovo grande talento, lo presentavo così: signore e signori, questa sera ho il piacere. Io venivo guardato già con sospetto, capivano che c'era una trappola sotto forse. Questa sera ho il piacere di presentarvi un nuovo talento, un menestrello, un cantautore poco conosciuto ancora, signori, Faber. Io lo chiamavo Faber, no?
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifusa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si ancorni i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno d'alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Dalla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, manda un bacio che getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra miserere e onesta emozione, il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione. La Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Un bacio e volerne altri cento, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che viene da me fuori.
fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Cristiano, allora io comincerei da te. Allora, questo docufilm è emozionante, è ricco di una musica che ci dà speranza. Ora di questo ne parliamo tra un attimo, e chiaramente nelle frasi che l'accompagnano, diciamo, è l'omaggio di un figlio all'eredità artistica, politica e umana di un grande cantautore. Però io, al di là di questo, vorrei cominciare dall'immagine che abbiamo dietro di noi. Da te, bambino, con tuo papà. Questa forse è una bella chiave per raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono da casa, no? Dovrei... Hai tempo due ore e mezza, tre? Beh, insomma, il film racconta un periodo storico, gli anni 70, e quindi in quel periodo, quando è stato scritto La storia dell'impiegato, io avevo 11 anni, quindi. Però gli anni 70 era un periodo molto burrascoso, diciamo, socialmente, e quindi si respirava un po' la stessa aria anche in famiglia. Mio padre è sempre stato un idealista, quindi una persona che voleva davvero cambiare il mondo, ci credeva in meglio, e quindi era incazzato soprattutto con chi non lo permetteva. E una persona che era sempre molto concentrata, no? Su quello che voleva dire, sulle parole, sul peso delle parole che voleva lasciare, e quindi aveva forse un po' meno attenzione verso le persone che avevano vicino, e invece tanta su tutti quanti. E il rapporto è stato altalenante, nel senso che era difficile stare vicino, non si poteva giocare perché lui dormiva, non si poteva fare tante cose perché scambiava un po' il giorno con la notte, quindi sono stati dei momenti anche un po' anche difficili. Ma è sbagliato dimenticarsi del passato in quanto passato, perché è come togliere ad un animale l'istinto. Quando in anticipo sul tuo stupore sta tornando un qualcosa che pensavamo di esserci lasciato alle spalle. Verranno a chiederti del nostro amore. Nelle antiche compagnie di giro c'era il capocomico con tutta la famiglia intorno. Quando se ne andava, moriva, lasciava l'eredità dei testi e del repertorio al figlio, che ci aggiungeva qualcosina di suo, per poi andare avanti e continuare a lasciare traccia nella storia di queste parole che oggi sono fondamentali. Oggi ne abbiamo bisogno di queste parole. Adesso è facile questo raccontarlo, questo tempo che stiamo vivendo, insomma? Ma io ho deciso di rileggere Storia dell'impiegato per questo motivo, perché ho trovato delle analogie con il presente, con i tempi che stiamo attraversando. E a modo mio, con questo lavoro, cerco di dare una bussola per predicare la fine del rancore, che è un sentimento prevalente in questi anni, e che ci sta, che sta condizionando negativamente la vita di tutti noi, che si respira di nuovo un vento di dittatura, di odio, siamo tutti contro tutti, e abbiamo perso la pietà, la compassione verso gli altri, specialmente verso le persone più deboli, più fragili, i diversi, quelli che cantava mio padre. Invece Nicola Piovani arrivava ed aveva un aspetto molto più da nord. Veniva, ascoltava, leggeva quello che era stato scritto e sembrava apparentemente distaccato. In realtà non lo aveva affatto. È stato lui anche ad imprimere proprio il suono di quel momento, il 68, gli anni 70, con
con quel fischio che caratterizza poi quasi tutto l'anno. Il film parla molto anche del rapporto padre-figlio, no? E sì, insomma anche qui dice non deve essere semplice essere figlio di un genio, ma a sua volta poi c'è un grande talento, quindi però immagino che non sia stato facile. Che Cristiano insomma dire, ha vinto una scommessa impossibile, voglio dire, quindi non è da tutti, non è facile, perché anche Fabrizio sosteneva che lui era un grande musicista e aveva un grande talento. Ecco, forse è lui che non si è applicato bene come avrebbe potuto fare fino in fondo, perché secondo me già da tempo poteva ottenere anche molto molto di più. La Sardegna è un po' è un luogo anche questo, no? Insomma un po' dell'anima da una parte, doloroso forse anche dall'altra, insomma, però c'è anche questa, no? Questo. Ma sai, in tutte le storie, voglio dire, anche quelle più drammatiche eccetera, bisogna saper trovare sempre l'aspetto positivo, l'aspetto che l'esperienza ti insegna sempre qualcosa e soprattutto dal dolore ti insegna. E questo sarà perché certe cose sono accadute in un periodo in cui eravamo già maturi per poter comprendere questo, ecco, quindi riesci meglio a elaborare tutte le situazioni. Loro avevano il tempo anche per la galera. Fabrizio è sempre stato uno molto attento e non ha mai perdonato niente, pur non essendo mai offensivo nei confronti di... Si è sempre permesso l'uso di dire come le vede le cose, di non voler condizionare nessuno attraverso le sue parole, però nello stesso tempo nelle problematiche che la vita comporta inevitabilmente di generazione in generazione, lui dà sempre quella via d'uscita di speranza e di ottimismo, questo è vero. Se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso. E con grande piacere, veramente grande piacere, che Prisma apre la nuova serie con il primo ospite che è Fabrizio De André. Fabrizio De André, di cui esce proprio in questi giorni, nella prossima settimana uscirà il nuovo disco, che esce dopo 6 anni, un disco che si intitola Nuvola. Nuvole, ci permettiamo di dire, un disco bellissimo, un autentico capolavoro. Questo disco ha una caratteristica particolare, sono 8 canzoni e sono cantate in napoletano, 2 in genovese, 1 in sardo e 2 in italiano. Ecco, hai scelto vari dialetti, come mai? È perché il disco, oltre che fisicamente, anche concettualmente, è diviso in 2 parti distinte, anche se complementari. Alla prima parte appartengono personaggi che hanno a che fare col mondo del potere, o che sono personaggi del potere. Quindi mi è sembrato naturale farli esprimere in una lingua ufficiale, ufficializzata, quindi l'italiano. Anche se uno di loro, per esigenza di copione, ha un forte accento napoletano. Nella seconda parte invece i protagonisti sono i figli del popolo, cioè quelli che il potere lo subiscono, e fanno una vita completamente diversa, una vita che scorre parallela a quella dei potenti, senza incrociarsi mai o quasi mai. E quindi anche per sottolineare questa diversità ho pensato di far usare a questi personaggi del popolo il loro linguaggio di origine, questi loro linguaggi di origine che in effetti sono ancora molto diffusi fortunatamente in Italia. Senti, qual è lo spirito che lega tutto il disco? Beh, il disco si chiama Le Nuvole. E sia il titolo che la chiave di lettura sono stati presi a prestito dalla omonima commedia di Aristofane. E queste nuvole sono da intendersi come quei personaggi ingombranti e incombenti sulla nostra vita economica, politica e sociale, il cui ruolo fondamentale sembra quello di mettersi fra noi e il cielo per nasconderci la luce del sole, come fanno quelle nuvole che vanno e vengono senza darci neanche il conforto di una goccia di pioggia. Sotto questo via vai di cirri, di nembi, di cumuli, si muove il popolo che, per quanto gli è ancora concesso, continua a farsi i fatti suoi, che però non dimostra una grande vocazione ormai alla protesta, purtroppo. Perché 6 anni di silenzio? Sono molti i motivi che ti fanno fare o che non ti fanno fare qualcosa. In questo caso io credo che il motivo fondamentale sia da ricercarsi nel bisogno che io ho sentito
di chiacchierare, di osservare, di leggere come una persona normale. E quindi senza la tensione di chi osserva, di chi legge, di chi vive in funzione di quello che scriverà o che racconterà. Poi mi pare circa due anni fa, tutti questi dati evidentemente assimilati dalla memoria hanno cominciato ad affiorare. E un po' per abitudine, un po' anche per necessità, ho cominciato ad assemblarli, a ordinarli, per finire con lucidarli, quindi usando tutti quegli artifici che ogni buon artigiano usa per rendere appetibile al pubblico il proprio prodotto. E così è nato questo nuovo, piccolo, amatissimo mostro. Benissimo, un amatissimo mostro che amiamo anche noi moltissimo. E dico piccolo anche perché le case discografiche di solito tentano di rubartelo settimino. Benissimo, grazie a Fabrizio De André, soprattutto lo ringraziamo anche perché non frequenta abitualmente gli studi televisivi e ha accettato di venire qui a Prisma. Grazie. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascono fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ama e ridisse, amore risponde, piangi forte se non ti sente. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Puoi raccontare com'era nata la canzone di Marinella? La canzone di Marinella è nata da un tentativo di una specie di romanzo familiare, o sulla stregua di un romanzo familiare, applicato ad una ragazza che a 16 anni, per motivi familiari, si era trovata a fare la prostituta ed era stata scaraventata nel Tanaro o nella Bormida, non ricordo bene, da un delinquente. Il fatto di cronaca vero? Il fatto di cronaca, che io avevo letto su uno di questi giornali, avevo 15 anni, su questi giornali di provincia, non mi ricordo più, poteva anche chiamarsi la Gazzetta del Tanaro, non mi ricordo bene. E così mi aveva emozionato, ho cercato di reinventarle una vita
e di addolcirne la morte. Tu prima mi raccontavi una cosa che era molto curiosa, che qua, nel momento in cui Mina cantò la canzone di Marinella, in qualche modo determinò anche la tua vita, è vero? Assolutamente sì. Io scrivevo già canzoni da circa 7-8 anni, ne avevo fatte già una ventina, però non avevo risultati pratici e quindi avevo quasi deciso di finire gli studi in legge per diventare quello che probabilmente sarei stato, sarei diventato, cioè un pessimo avvocato. E a truccare le carte è venuta Mina cantando una canzone di Marinella, quindi con i proventi si ha io decisi, mi rincuorai e decisi di continuare a fare lo scrittore di canzoni. Bene. E soprattutto credo per i miei virtuali assistiti. Una bella avventura De André cantare insieme a Mina la canzone di Marinella. Sì, era un bel coraggio cantare con Mina, perché la voce di Mina è un miracolo. Insomma, io credo che lei sia nata con la musica nel DNA, è come se avesse avuto una memoria prenatale della musica. E questo fenomeno tipico della genialità, no? Quello di sapere prima di conoscere. E te ne accorgi quando la senti cantare, che tutte le sue evoluzioni vocali, le picchiate, i glissati, i grappoli di note in brevissimi intervalli di tempo, le svisature della melodia, e sono assolutamente spontanee, come noi che ne stiamo parlando. E a proposito di parlare, anche quando parla, ci sono più di due o tre periodi, devo dire, le succede di cambiare tonalità. Ma nella nuova tonalità lei parla con direi con una tonalità assolutamente compatibile con la precedente, questa è proprio genialità. Ricantare oggi, Marinella, una canzone che è legata ai tuoi inizi, che effetto ti ha fatto? Ma ripeto, per le ragioni che ho detto prima, io sono molto legato alla canzone di Marinella. Non ci sono semplicemente motivazioni unghiute, come ti ho detto, vale a dire i proventi si ha e da quando l'ha cantata Mina. Ci sono motivazioni anche più profonde. Io sono legato alla canzone di Marinella anche perché c'è, credo, indipendentemente poi dal valore in sé della canzone, un perfetto equilibrio tra testo e musica. Diciamo che sembra quasi una canzone napoletana scritta da un genovese. Questa di Marinella è la storia vera, e scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto
accanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, e sei volata in cielo su una stella. E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose. E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti panveglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di gelo ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta chi vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. L'avventura di André cantare insieme a Mina la canzone di Marinella. Sì, era un bel coraggio cantare con Mina, perché la voce di Mina è un miracolo. Insomma, io
credo che lei abbia, sia nata con la musica nel DNA, quindi è come se avesse avuto una memoria prenatale della musica. È questo fenomeno tipico della genialità, no? Quello di sapere prima di conoscere. E te ne accorgi quando la senti cantare, perché tutte le sue evoluzioni vocali, le picchiate, i glissati, i grappoli di note in brevissimi intervalli di tempo, le svisature della melodia, sono assolutamente spontanee, ecco, come noi che stiamo parlando. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, bacio le labbra e di capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Ma nel momento in cui Mina cantò la canzone di Marinella, in qualche modo determinò anche la tua vita, è vero? Assolutamente sì. Io scrivevo già canzoni da circa 7-8 anni, ne avevo fatte già una ventina, però non avevo risultati pratici e quindi avevo quasi deciso di finire gli studi in legge per diventare quello che probabilmente sarei stato, sarei diventato, cioè un pessimo avvocato. E a truccare le carte è intervenuta Mina cantandomi la canzone di Marinella, e quindi con i proventi si ha, io decisi, mi rincuorai e decisi di continuare a fare lo scrittore di canzoni. È stato un bene. E soprattutto credo per i miei virtuali assistiti. Ricantare oggi Marinella, una canzone che è legata ai tuoi inizi, che effetto ti ha fatto? Ma ripeto, per le ragioni che ho detto prima, io sono molto legato alla canzone di Marinella. Non ci sono semplicemente motivazioni unghiute, come ti ho detto, vale a dire i proventi si ha e da quando l'ha cantata Mina. Ci sono motivazioni anche più profonde. Io sono legato alla canzone di Marinella anche perché c'è, credo, indipendentemente poi dal valore in sé della canzone, un perfetto equilibrio tra testo e musica. Diciamo che sembra quasi una canzone napoletana scritta da un genovese. Fare cantautore lo si può fare anche al sabato e alla domenica. Ecco, invece fare l'agricoltore part time non è una cosa possibile, no? E dovresti convincere le vacche a partorire nei weekend, insomma è quasi impossibile. Tu riesci a lavorare con te, perché scrivi canzoni? Per adesso ti dico la verità, preferisco addirittura non farlo. Io sono venuto qua in campagna, a parte il fatto perché mi piaceva, perché sono innamorato della campagna, anche per risolvermi i problemi esistenziali spiccioli, quello della pagnotta quotidiana, che preferirei non dovremmi più risolvere attraverso le canzoni. Però, altrimenti le canzoni finisci che le scrivi per gli altri invece che scrivere per te, e di solito vengono meglio quando invece le scrivi per te. Se mostra nu e ne tana punto cu te luago e a monta la zeu che resto di o di aone se lo sega fetuni ne sciurti moda ma pesci gaio se laudri a punta di cumbi tacca de pria. Ehi andame, ehi andame, ehi andame.
via chi le saia in tacca come le maina gente delirgan facce da mantila quei che dolu a su preferisciala vige de famiglia o du de bon che tipe a mia le senza algun don. Cosse che dai, cosse da bere, cosse da mangiare, fritti a de pigni, gianco da portofino, servale da bere, tommagimo fin, lasagne da fidia e quattro tu, baci due nagrudu, se dell'evre da cu. Navighiamo un cisco, gli emigranti d'orrie, coi giointi oggi, t'incomati in cresciata, poi l'urecchio, freddi canne, famiglie d'affiggio, bacanda corda, marsa d'agua e d'assar, cane righe ne portante, una cruza da mano. Che non si vedeva da una vita intera così dolce e nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare, che passano le bare.
ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e punte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei veli si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di aversi? Adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e bello da potervi ingannare. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ce lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani.
che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Vegliate al lume del rancore, e preparai gli esami, diventai un procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. I soliti di babbo le spesi tutti in così buone medicine e giornali, che toffi dolo, catrani, ai ai rucchiali. A me non te ricamo, ma di signora capito, lo conosci, mi di Paoli, la toglie un gentile domanda della sera, capito, li sono pronti di stare di rozzo e andare a coi assi a qualche siracco.
all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva ho sete o fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Intervista rilasciata da Fabrizio De André. Fabrizio De André, il pubblico ha stabilito che l'album Anime Salve è il migliore tra quelli pubblicati nel 1996, ma un altro riconoscimento importante per il disco arriva dalla critica, che gli ha assegnato il suo premio. Una coincidenza che per un artista rappresenta il massimo. Quale valore attribuisci a questa uniformità di vedute? Ma io credo che questa inaspettata sintonia di giudizio fra il pubblico e la critica
non possa derivare altro che da una maggiore attenzione che il pubblico della musica, che ama la musica, presti da un po' di tempo a questa parte alle riviste specializzate. Le riviste specializzate che hanno sensibilmente migliorato la loro qualità proprio critica. E certe equipe, certe redazioni di alcune riviste settimanali o mensili che siano, che si occupano di musica, hanno anche in maniera illuminata aperto, dato spazio ad artisti che provengono da altri mondi, soprattutto a scrittori, a critici, insomma, a letterati, che sanno ben distinguere, o meglio conoscono bene la differenza, quindi sanno anche spiegarla eventualmente al pubblico, la differenza joyciana che esiste fra arte vera e arte falsa, fra arte che si lascia contemplare e arte che invece si fa concupire, se non addirittura soltanto consumare. Però chi ha dato prova di essere veramente capace di giudizio sono soprattutto i critici della canzone, perché criticare e giudicare una canzone è un'arte complessa, così come complessa è la canzone. In effetti la canzone è un'arte piccola, semplice, sembrerebbe, ma in effetti è zeppa di componenti diverse, dalla ritmica all'armonia, alla melodia, all'orchestrazione e quindi anche al testo e anche all'interpretazione. Il critico di canzone deve quindi agire come se avesse la testa dell'idra, tante quante sono almeno le componenti della canzone medesima, per poi riunire di nuovo queste teste e cercare in quel momento preciso di avere la capacità di sentire se la canzone è riuscita a comunicargli un'emozione. Perché tutte queste componenti che, appunto, di cui la canzone si nutre, ognuna di queste componenti non deve mai prevaricare completamente le altre al punto da inquinare il risultato finale, insomma, che deve essere sempre quello del suggerimento di un'emozione, della comunicazione di un'emozione. Quindi penso che da questo punto di vista il miglioramento della critica e di coloro che di critica musicale si occupino ha fatto sì che il pubblico che ama la musica, soprattutto la musica popolare, si lasci da un po' di tempo a questa parte portare più volentieri per mano da questi critici. Questo motiva, secondo me, questa inaspettata sintonia di giudizio. Ecco, parliamo un po' del disco. Anime Salve è un disco oggettivamente complesso, certo più difficile di tanti altri dischi usciti lo scorso anno. È un disco anche sul disagio e sulla sofferenza, sulle minoranze. Cos'è, a tuo giudizio, che ha fatto più presa sul pubblico? Probabilmente è che una larga parte di popolazione comincia a sentirsi minoranza. Mi spiego meglio. Noi per maggioranza ormai, la maggioranza ha un significato attualmente, un significato, perché le parole sono nomadi, cambiano il significato nel tempo, ha un significato numerico, ma deriva alle sue radici in un termine latino che è maior, che a plurale fa maiores. I maiores nel mondo latino, e per quanto mi risulta fino alla fine del Medioevo, erano coloro che detenevano i privilegi ed esercitavano l'autorità e il potere. Oggi questi maiores sono diminuiti di numero, ma la loro diminuzione è direttamente proporzionale all'aumento dei privilegi e all'aumento dell'autorità e del potere, che sono pressoché illimitati dal momento che si sono impadroniti anche dei media. Attraverso che cosa? Attraverso il mezzo della pubblicità, che dà da vivere ai media stessi. I minores, che saremo poi noi, se tu, sono io, la gente comune, indipendentemente dal fatto che poi facciamo dei mestieri magari poco comuni, siamo preferibilmente chiamati in causa nel momento in cui dobbiamo conferire ai maiores questa autorità, questo potere o questi privilegi. Ecco, da questo punto di vista probabilmente larga parte della popolazione a cui piace la musica cantata
credo si sia forse un po' identificata con le minoranze emarginate che sono poi i protagonisti di Anime Salve. Penso che questo proviene quel meccanismo. Che idea ti sei fatto in questa serie di concerti del tuo pubblico? Com'è cambiato quello che ti segue dai tuoi esordi e com'è il nuovo pubblico che si è aggiunto? Sono molti anche i giovani. Dal punto di vista anagrafico direi che il pubblico che ha seguito i concerti, la parte più numerosa di questo pubblico andava tra i 20 e i 40 anni. A ruota direi che seguivano i 40-60 anni e poi una modesta parte di quelli che potremmo chiamare ragazzi, anche se poi sono valutazioni che vanno fatte a livello individuale, perché magari uno di 15 anni è più maturo di uno di 18 o 19. Questo per quanto riguarda il dato anagrafico. Per quanto riguarda invece il comportamento, direi che è un pubblico più composto, più attento, quasi un pubblico da teatro, meno chiassoso, ecco, meno casinista di quello che avevo constatato dalla precedente tournée dei Parasport, che risale 6 anni fa. Questo naturalmente non vuol dire che non sia un pubblico partecipe, anzi è successo non poche volte che proprio a metà del concerto siano scoppiati applausi che sono durati anche 2 o 3 minuti d'orologio, ecco, e alla fine essere chiamati innumerevoli volte sul palcoscenico, tanto da farmi trattenere a stento qualche aberrante lacrima di autocompiacimento. Un pubblico che mi è piaciuto molto, sono stato molto soddisfatto. E soprattutto il comportamento direi che è omogeneo dal sud al nord, il che vuol dire che in fondo gli italiani si rassomigliano molto. Quindi l'esplosione di entusiasmo come possono essere successe a Bari e a Napoli, lo constatate anche a Verona e a Treviso, così come a Bologna e in altre situazioni. Senti, il premio italiano della musica riporta in qualche modo all'attenzione dei media il mondo della canzone, strappandolo alle logiche dei dati di vendita che imperano, e per una volta lo riporta allo stretto giudizio del pubblico, del voto popolare. Cosa pensi dei premi? Servono a qualcosa? Io preferirei eludere la domanda, perché perché questo insistere nella mania occidentale aristotelica di distinguere il bianco dal nero, il vero dal falso, il buono dal brutto, forse non è esattamente quello che in fondo è l'aspirazione profonda dell'animo umano. Io sono abbastanza contrario alle vittorie, i premi in fin dei conti rappresentano una vittoria, anche perché ad una vittoria corrispondono una o molteplici sconfitte. E sono molto preoccupato dell'invidia, ecco, come sentimento diffuso in tutti noi, purtroppo. Io ti dico che questi premi, così come quello che li ha preceduti, che mi è stato conferito da un'altra rivista specializzata, talmente specializzata che credo la legano soltanto gli addetti ai lavori, e questi premi in fin dei conti accontentano e soddisfano la parte più rozza di me, che è comunque cospicua. Non soltanto canzonette, qualche pensiero più forte dentro una malinconia precoce e preesistente, persino a questa di oggi, che è assenza, sipario. De André dopo Battisti, un addio doppiato per due uomini molto distanti per scelta di note e parole, simili forse, soltanto nella discrezione. De André ha scritto canzoni per molti, non per tutti, visto che stavano dentro stagioni e fatti di schieramenti forti, di sogni simili a bellissime utopie, da combattere o condividere, di parole scelte con una cura in via di estinzione. Molte poesie con musica, pochissime dichiarazioni, ma è un'ostentazione, un vezzo, un'arroganza, nonostante le idee, la forza di un'intenzione, di un'ironia, di un'amarezza. E poi la sua faccia, non telegenica e fiera, le dita con dentro una sigaretta, qualcosa da bere sempre, quella voce là, ruvida, cinica, dolcissima, attenta a chi resta un po' più indietro, fuori, a parte.
Battisti è stato un successo infinito, pronto. De André è stata una poesia, un ritmo diverso. La colonna sonora appartiene a un altro tempo. Ha scandito i grani ruvidi di una contraddizione esistenziale che stanno nella memoria, a chi non sa che fare, che dire, di fronte a un video sincopato, un ritornello stupido, a Sanremo con Dulbecco. Era, è sempre stato, una linea d'ombra, un silenzio carico di note, un luogo un po' più scomodo di altri, mai di moda davvero, eppure non trascurabile, per questo indimenticabile. Da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso vi avanza. Fabrizio De André nasce il 18 febbraio 1940 a Genova Pegli, in via De Nicola, da Luisa Merio e Giuseppe De André. Nella primavera del 1941, il professor De André, antifascista, visto l'aggravarsi della situazione a causa della guerra, si reca nell'Astigiano alla ricerca di un cascinale ove far rifugiare i propri familiari e acquista nei pressi di Revignano d'Asti la cascina dell'Orto, ove Fabrizio trascorre parte della propria infanzia con la madre e il fratello Mauro, maggiore di 4 anni. Qui il piccolo Fabrizio impara a conoscere tutti gli aspetti della vita contadina, integrandosi con le persone del luogo e facendosi ben volere dalle stesse. È proprio in tale contesto che comincia a manifestare i primi segni di interesse per la musica. Nel 1945, la famiglia De André torna a Genova, stabilendosi nel nuovo appartamento di via Trieste. Nell'ottobre del 1946, Fabrizio viene iscritto alla scuola elementare presso l'Istituto delle Suore Marcelline, da lui ribattezzate Porcelline, dove inizia a manifestare il suo temperamento ribelle e anticonformista. Nel 1954, sul piano musicale, affronta lo studio della chitarra con il maestro colombiano Alex Giraldo. È dell'anno dopo la prima esibizione in pubblico a uno spettacolo di beneficenza, organizzato al Teatro Carlo Felice dall'Auxilium di Genova. Il suo primo gruppo suona genere country e western, girando per club privati e feste. Ma Fabrizio si avvicina poco dopo alla musica jazz e nel 1956 scopre la canzone francese, nonché quella trovadorica medievale. Il suo primo disco esce nel 1958. L'ormai dimenticato singolo Nuvole Barocche, seguito da altri episodi a 45 giri. Ma la svolta artistica matura diversi anni dopo, quando Mina gli incide La canzone di Marinella, che si trasforma in un grande successo. Tra i suoi amici più cari ci sono Gino Paoli, Luigi Tenco, Paolo Villaggio. Nel 1962 sposa Enrica Rignon e nasce il primo figlio Cristiano. Sono i modelli americani e francesi del tempo a stregare il giovane cantautore, che s'accompagna con la chitarra acustica e si batte contro l'ipocrisia bigotta e le convenzioni borghesi imperanti, in brani diventati poi storici, come La guerra di Piero, Bocca di Rosa, Via del Campo. Seguirono altri album, accolti con entusiasmo da un pugno di cultori, ma passati sotto silenzio dalla critica. Così come la stessa sorte segnò album stupendi come La buona novella, del 1970, una rilettura dei Vangeli apocrifi, e Non al denaro né all'amore né al cielo, l'adattamento dell'antologia di Spoon River, firmato insieme con Fernanda Pivano. Senza dimenticare Storia di un impiegato, profondo lavoro di marca pacifista. Solo dal 1975 Fabrizio De André, un uomo schivo, riservato e taciturno, accetta di esibirsi in tour. Nel 1977 nasce Luvi, la seconda figlia dalla nuova compagna Dori Ghezzi. Proprio la bionda cantante e De André vengono rapiti dall'anonima sarda nella loro villa di Tempio Pausania. Era il 1979. Il sequestro dura 4 mesi e porta alla realizzazione dell'album L'Indiano, nel 1981, dove la cultura sarda dei pastori viene accostata a quella dei nativi d'America. La consacrazione internazionale arriva con Creuza de Ma, nel 1984, dove il dialetto ligure e l'atmosfera sonora mediterranea raccontano odori,
personaggi e storie di Porto. Il disco segna una pietra miliare per l'allora nascente world music italiana, ed è premiato dalla critica come miglior album dell'anno e del decennio. Nel 1988 sposa la compagna Dori Ghezzi, e nel 1989 intraprende una collaborazione con Ivano Fossati, da cui nascono brani come Questi posti davanti al mare. Nel 1990 pubblica Le nuvole. Grande successo di vendite e di critica, che è accompagnato da un tour trionfale. Segue l'album live del 91, con la PFM, e il tour teatrale del 1992. Poi un silenzio di 4 anni, interrotto solo nel 1996, quando torna sul mercato discografico con Anime Salve. Altro disco molto amato dalla critica e dal pubblico. L'11 gennaio 1999, Fabrizio De André muore a Milano, stroncato da un male incurabile. I suoi funerali si svolgono il 13 gennaio a Genova alla presenza di oltre 10.000 persone. Nella bara sono stati messi un pacchetto di sigarette, una sciarpa del Genoa, sua squadra del cuore, alcuni biglietti, un naso da clown e un drappo blu. Dopo la cremazione, testimone incaricato dalla famiglia fu l'amico Beppe Grillo, avvenuta il giorno seguente alla cerimonia funebre, le ceneri sono state disperse, per sua espressa volontà, al largo di Genova, nel Mar Ligure. Il 4 gennaio 2007, intervistato da Giovanni Minoli durante la trasmissione La storia siamo noi, Paolo Villaggio disse: «Io ho avuto per la prima volta il sospetto che quel funerale, di quel tipo, con quell'emozione, con quella partecipazione di tutti, non l'avrei mai avuto. E a lui gli avrei detto: guarda che ho avuto invidia per la prima volta, di un funerale». Si chiude qui questo speciale dedicato a Fabrizio De André, un artista difficile da definire. È stato poeta, cantautore, marito e padre, caratterizzato da uno stile di vita anarchico, nonché, come racconta nelle sue canzoni, alla costante ricerca di libertà. Cresce infatti in spazi sconfinati della campagna, dove si innamora di tutto. Trascorre il tempo con i contadini nei campi, guarda Nina, sua compagna di giochi, volare sulle corde dell'altalena. Quello che invece è facile da definire è che Faber ha stravolto i canoni della canzone italiana, con le sue ballate sempre sospese tra mito e realtà. Ha sfidato gli arroganti di ogni tempo con il linguaggio sferzante dell'ironia. Senza mai cedere alle leggi del branco. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. A presto. Don't forget about me, I can live in your dreams. Ciao, sono Gerry Scotti e questa è Radio Rattus Legnano.